And I never use my hand or my weapon beyond my opponent. Posso lavorare con le gambe parallele. I have to use this movement in the right way. Con la sinistra avanti. With the right feet. Con la sinistra avanti. With left feet. Ok. E posso cambiare. And in this case I move my feet and I move my weapon with my torso. Il movimento deve partire dal corpo, cioè non deve lavorare solo il braccio. Il corpo si muove e il braccio si muove. Every movement starts from my body, my torso. Not from my shoulder, not from my arm. But movement always starts with my torso. Ok, adesso prendo dalla spalla sinistra al ginocchio destro. Now the second cutting line is from shoulder, left shoulder to right neck. Quando mi metto in posizione l'arma può stare in linea con la mia spalla, non oltre. In this case I have to use my weapon in shoulder line. I make a line with my left shoulder and my weapon. Okay. Not beyond the shoulder. E con la stessa modalità, con la punta verso l'alto, vado giù e su. And in the same way, I go down and go up. Se riesco. If you can try, cioè, in this riesco, case. Quando l'arma è all'altezza del viso, la mano protegge sotto. La mano. If you have your free hand, your weapon hand on your face. Quando l'arma si abbassa, la mano mi protegge il viso. In this case. You defend your face with the hand without weapon. E qui nasce. And now si può we will see the dancing hands. The hands with the weapon cover your face. The hands without la mano without segue la stessa linea. Uno sale e l'altro scende. In this case, left hand and right hand use the same cutting line. Poi quando arrivo al fondo della mano verso il ginocchio. At the end, your hand in the neck. Verso la spalla destra. The hand with weapon in the right shoulder. E vado a riprendere quello che and then l'angolo che abbiamo visto prima. You will restart with the first cutting line e anche about asterisk. Parto con l'arma in linea con la spalla, la mano sotto. The weapon, the hand with weapon is in line with anche your shoulder. Posso cambiare anche il mio angolo, ma l'arma è sempre in linea con la mia spalla. You can change your angle, but your hand with weapon is in line with come your shoulder. Un filo, come se la collego con un filo. Image a line from your shoulder to your hand. Image line. Nonna. Image line from your shoulder to your hand. Ok. Da qui colpo in diagonale, la mano sotto sale. The first cutting line that you see. La mano che sale passa dietro alla mano che scende. In this way you move your
your hand. Ok. Da qua, quando arrivo qua, porto sulla spalla opposta. E in lavoro, the opposite shoulder you have to imagine another line from shoulder to hand. E posso lavorare in maniera libera un po' da un lato. Quando praticamente sono qua, sposto l'angolo del mio corpo, porto la spalla sinistra verso l'arma. In this case you have a free movement, but you have to image the line with your shoulder and with your hand. Cambiando l'angolo del mio corpo. Change your angle body. Sì. I change my position like this, and if I cut and then back, this is not a risk to cut my hand. Okay. Okay. Change position. Okay. Yeah. Okay. È parallelo. You have to image your movement without weapon and with weapon. This is very important. Okay. Yeah. Non. A dancing hand, you can use dancing hand with knife. I see, okay. Certo. You use wrist for this movement, your right wrist. Quindi, so. No? We see the first cutting line dove quello che sale passa all'interno. This movement in literal way you have to use your wrist. Use your wrist if you don't cut your forearm. Quando arrivo qua cambio l'angolo, quindi porto avanti l'altra spalla. At the end of the first cutting line you have to change the angle, and in this way you have the second cutting line. Devono immaginare un po' questo. Imagine dancing hands. And the movement starts from elbow and from wrist. Per sviluppare il taglio, come tagliare. To learn the cut. Uso il karambit. Use your karambit just to learn, okay, how to cut your forearm in this case, but at the end you will see the how to cut opponent forearm. Se devo muoverlo, lo muovo col piatto. This is for movement, dancing hands movement with freeze. Taglio. This is cut. Cut movement. This is cut movement. This is dancing hands movement. Sia da una parte, avanti. In the first way and in the second way. Mi dà, quando io faccio la parte della danza col palmo. When you use your hand for the dancing hands. Mi dà già, mi sviluppa la base. Perché? Perché avrò il palmo. I have an idea about the movement with the karambit, with the weapon. If I use my hand. Tengo il palmo della mano a contatto. Ok.
È la stessa cosa. The right hand il palmo touch, della mano guarda il mio braccio. Touch your arm with your hand. And then you will use the karmi in the same way. È uguale con questo. Also with the other weapon, like a machete, like a stick. Uguale. In this case with two weapons, with two machete. Ok, adesso sviluppiamo un'altra linea. Però ma devo stoppare un attimo. Ok, facciamo l'ultima linea. Okay, now we will see the last line about asterisk. Okay, horizontale. And the horizontal cutting line. Anche qua posso partire da qua, vado a lavorare in questo caso con uno. In this case, you use your movement from forearm. Anche qua è importante non aprire. And don't open your elbow. Qua. Ruotare col corpo. Your elbow is close to your torso. Elbow is close to your torso. Don't open your elbow. Con allora ci sono diversi tipi di armi, ci sono armi da percussione e armi da taglio. You have several weapons. The first weapons are the cutting weapons like machete, like karambi. And then bastone per vuoto. We have other type of weapon like a stick. Le armi da taglio è come se pennello, faccio scorrere. In this case, with your cutting weapon, okay. I use this linear movement and the horizontal way. Allora, se alto, la mano, l'altra mano sta sotto. In this case, I have the hand in close to your face. Se basso, la mano sta sopra. In this case, you cover all your body against your opponent. Da qua, quando arrivo sulla questa linea, carico verso l'alto e aggancio l'altro. In this case, You have to line your weapon with your shoulder. Poi quando arrivo qua, vuoto e aggancio l'altro. At the end of cutting line, you change your movement from other angle, other shoulder angle. Poi quando arrivo qua, orizzontale. Giù. So. Orizzontale. We see the free cutting line. Horizontal line. Da qua lavoro first and libero, second cutting line, lavorando con l'idea della l'angolo del corpo che cambia. Vedete? Image your shoulder that change cutting angle. Orizzontale, diagonale. Start your movement from shoulder. First cutting line, second cutting line, and horizontal okay. Cutting line.
Adesso andiamo a ruotare il polso. Change the movement about your wrist. Dove posso abbinare la rotazione sia di uno che dell'altro. Rotate your hand. Hand with weapon and hand without weapon. In the same way. The movement starts from wrist. Only from wrist. Che nella danza è questo. This is the dancing hands. Quindi farò uno. First cutting line. One end goes down and the other end goes up. Che equivale a questo. This is the cutting line with an opponent. This is a dancing dance with an opponent. Never you have to cross the line. I palmi come se si guardano. Every palm of your hand are in the same version. Okay, poi. So, this is a uno, due, free movement uno, with the due. Ruota solo first cutting line where I rotate just my elbow. Rotate just your elbow. Quindi posso usare lo stesso angolo di polso, the same angle of wrist, o cambiare, or rotate your elbow. Ok, stesso angolo, same angle with the second cutting line, or rotate your elbow. Stesso angolo. In the third cutting line, the horizontal cutting line. Oh, cambiare. Same angle or change your angle. E lavoro. Starts your movement gli angoli from elbow. And now in free way. Solo lavorando il polso che cambia l'angolo. You have to start your movement from wrist. Just from wrist. Is wrist that change your movement. Ok, questo è un lavoro di base. This is the first work that you can learn. Che posso usare con qualsiasi arma e anche a mano nuda. This movement, I use this movement with the weapon. Carabit, sticks, machete, or without weapon. Okay. Da qui creiamo delle piccole sequenze. So, let's go to start little sequence. Logicamente c'è anche centrale, ci sono tutte gli angoli. Allora, noi partiamo dalla spalla destra verso il gomito sinistro. From the first sequence. From right shoulder to left neck. Passiamo orizzontale. From the first cutting line to the horizontal cutting line. Don't cross your body. Posso eseguirlo da fermo, gambe parallele. This is the first movement. L'importante è che la linea dell'arma sia in linea con il mio corpo e non oltre. You have to create a line, image a line. Può
poi from da qua, weapon, rotazione del polso, from weapon to your neck, at the end rotate your wrist, rotazione del corpo, and rotate your torso. Ok, da qua passo sopra, scendo, uno, due, and then you try again the movement. Il cambio della rotazione avviene quando sono di base, come per ora, dove c'è la mia anca. You change your movement to use the horizontal cutting line when the weapon is in line with your torso. Don't cross your torso. Okay. Adesso parto dalla spalla sinistra. Now, let's go with the second sequence from left shoulder to right neck. Porto verso la mia anca destra. To the right torso. Rotazione. Rotate your wrist. Orizzontale. And you will use the cutting horizontal line. Okay. Uno, due. First movement and second movement. The second cutting line and the horizontal uno. Cutting line. Rotate your wrist. Rotate your wrist and rotate your torso. Ok, now partiamo al contrario, quindi dall'anca destra verso la spalla, dall'anca sinistra verso la spalla sinistra. From left hip to right shoulder. Quando arrivo qua, orizzontale, quindi uno, due, uno. When your weapon is in line with your shoulder, right shoulder, rotate your wrist and use a cutting horizontal line. Remember, for the first movement, you don't cross the shoulder. With the movement, you don't cross the shoulder. In the first line, the movement stop your movement into your right shoulder. Uno. Adesso andiamo a salire dall'anca destra verso la spalla sinistra. Now the second sequence is from right hip to left shoulder. Ruota. Rotate your wrist. From the second cutting line to the horizontal cutting line. With the second movement and the horizontal cutting line, remember you don't cross your shoulder. Now the third sequence is horizontal cutting line. Okay. Da qua diagonale. From horizontal cutting line to the first cutting line. Horizontal cutting line from left part of your torso to right shoulder. Dall'anca sinistra all'anca destra. From left hip to right hip. Ruoto.
Rotate your wrist in the movement. Ruoto e salto verso la spalla sinistra. And at the end, rotate your wrist from right part of your torso to left shoulder. In this way. Image this line. From the right part of your torso to the left shoulder. Tutto questo io lo posso fare, gambe parallele, tutti gli esercizi che abbiamo visto. Every exercise that you have seen now. Testa avanti. With the right feet. Sinistra avanti. Or with left feet. Camminando. Walking and use the cutting line. Walking and use cutting line. With left feet. Walking with left feet. Forward and backward. In this case. Quindi sviluppo delle piccole sequenze. Now I can develop a bit sequence. Poi prima del lavoro da fermo, concentrandomi, posso anche lavorarle da in ginocchio. I can learn the movement. Non mi concentro sulle gambe, ma solo sul lavoro del corpo, del tronco. In this case, I learn how to use the torso and the cutting line. Poi lo porto in piedi. In this case, I use the torso and my leg. Poi con le guardie, le due guardie, destra e sinistra. With right guard and left guard. E poi sui passi che loro conoscono. And at the end with your normal step. In base al loro bagaglio di footwork. If your idea about feet and footwork. Vanno a montare questo. You will use this movement. For your footwork. Ok, adesso se c'è qualche domanda, se puoi stacchiamo 10 minuti, un quarto d'ora massimo. If you have any question about this first step, or you can write it into Zoom chat, or or you can speak me the question on air now. Nella seconda parte andiamo a portare in coppia. In the second step we will work with an opponent. I movimenti che loro stanno vedendo. So we will see this movement with an opponent. Quello che è importante è che loro capiscano. In this case is important to learn che è molto importante lavorare sul movimento del corpo neutro. Io lo chiamo un movimento neutro, cioè senza un'applicazione prima. In this case is most important to learn the movement without opponent per sviluppare la coordinazione motoria e la fluidità di movimento. To develop the right way or to use this movement. Poi portarlo sulla parte tecnica. And then applicazione. There is a technician movement. Però un singolo movimento
può avere molte applicazioni. Remember that every single movement has several applications. Quindi quelle che noi vedremo sono solo, servono per far capire e ragionare, loro poi dovranno sviluppare altre applicazioni. In this case we will see some application about this movement. At the end you will learn how to use another movement just for your best way. Is it okay? Okay. It's okay. Quindi se hanno delle domande, se no ci stoppiamo 10 minuti, un quarto d'ora massima. If you have any question, you can tell us. Sì, okay. Would you please help me check if my wrist rotation is right? If I do it like this, is this right? Yeah? Cosa ha chiesto? I'm not sure my wrist rotation is right doing like this. È corretto il movimento del... Vai! Repeat the movement. My wrist rotation under like this. Is right? Yes. Wrist rotation is correct. Yes. Se non ricordo male, fa Wing Chun. Ha fatto Wing Chun. Wing Chun? Wing Chun. Wing Chun. Ok. Loro hanno delle basi di movimento simili. Wing Chun has a similar movement about. E come si sviluppa, che è diverso rispetto al nostro. But the development change. Perché okay. Lavora molto più, cioè lui... vanno molto sulla linea centrale. Vieni. Because in the Wing Chun you use a central line with your opponent. Nel concetto delle arti marziali asiatiche. In the Southeast martial art. È molto usato questo. This is a... Mentre in Wing Chun è più questo. In Wing Chun you use a central line with your opponent. Però il concetto di base è uguale. In the Southeast Asian martial art you use a dancing hands to hit your opponent. But the concept are similar. Nel loro concetto sfruttano molto questo. Mentre per le arti marziali asiatiche è più questo. Ok. Però il movimento è uguale. The movement is similar, but the way to use this movement change. Wing Chun uses a movement, a typical movement in central line. I principi delle arti marziali sono uguali per tutti, solo che the idea that martial art uses. Noi nel combattimento abbiamo una linea centrale e with your opponent you have a central line. E alcuni stili vanno nelle linee esterne per attaccare il centro o viceversa. Exist some martial art that use external line from external line to central line to hit your opponent. La differenza è quella che and other martial art centro per andare all'esterno. Use a central line noi attacchiamo to go in the external line. Ok, l'altro esterno. In the first case
You start from external line and at the end you hit your opponent in the central line. Quindi cambia in questo, quando lui arriva e fa boom. So, prendere le diagonali. Il mio movimento è uguale, ma cambio io gli angoli, quindi l'interpretazione è diversa. Quello che ottengo. Linea esterna, dalle linee esterne alla linea centrale. Questo. Sì, io. In this case. Attacco il centro. I start in the central line to try to hit my opponent. Quando entro nel combattimento vado sulla diagonale. And then I change my line. So I go in the external line. E far quando entro in contatto il movimento è come quello che fanno loro, ma io vado sulle diagonali, quindi vado. And then I change again my line. So I go in the external line to hit my opponent. Quindi io lavoro più qua. Qua io devo conquistare questo o questo. I no, work in qua. The external line, not in the central line. Però è solo un interpretazione come una base primaria e una secondaria per loro. But this is an idea about this martial art. So other martial art use in correct way the central line and then the external line. Il mio movimento in esterno, poi io in external line. Non this is in the central line to hit my opponent. Ma vado a cercare gli spazi. This is in the external line. And I hit my opponent in the external line. Attacco il centro in esterno. Hit my opponent in the external line. Quindi, però la base è uguale, abbiamo sempre le braccia sono uguali. But base è uguale. Every people are two hands. And è differente this il ritmo, change the rhythm e il flusso di movimento. And the flow about your movement, but it's correct to use central line or external line. When you use central line, my martial art uses external line. E nel combattimento è capire dopo cioè chi riuscirà a portare il combattimento sulle sue linee è un and vantaggio. The idea about the to hit your opponent is learn how to use this line, if external line or central line. A me è capitato di fare con gente con cinese il lavoro del Cisao. Si chiama proprio Cisao. Sì, della braccia a contatto. I use with a sì. Chinese friend Cisao. Cisao. Quando io riuscivo a imporre i miei ritmi e i miei angoli, io riuscivo a entrare. Quando invece erano loro che riuscivano a imporre a me, entravano loro. Era una questione di ritmo e angoli. If in this case, with these friends, if I use a correct way, angle and line, external line, I hit him in the right way. But if he was to use the correct way to the central line or the line, he hit me. It's okay? Allora, tutto è giusto se è inserito in un concetto, se rispetta i principi. All things are right if you have the main principle. Sì, poi non si può prendere la singola cosa, perché quella singola cosa è in un sistema. Every movement, every way are in a system.
Notar a single way to use. Io uso certi angoli diversi da loro, lo interpreto in maniera diversa da loro, perché I use another type of angle or line. Perché se no non lega con il mio modo di combattere. Since other line not is in a correct way for my movement. Facciamo 10 minuti di pausa. Quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora massimo. 10-15 minutes break, a coffee break. Okay, and then we restart with other movement.